Un appello ai docenti per rintracciare il filo della passione nell'esercizio della professione, una raccomandazione agli studenti per affrontare il percorso di studi con gioia, in riferimento alle molteplici attività culturali che saranno messe in campo dall'istituto, ma anche con serietà e disciplina. Si è aperto con la cerimonia dell'alzabandiera, l'anno scolastico del Polo Fermi, che si annuncia pieno di novità, dall'introduzione del liceo quadriennale, prima sperimentazione nella regione Abruzzo, alle assunzioni post-diploma che hanno interessato per il momento 5 neodiplomati dell'ITI, ma questo sarà anche l'anno del controesodo del Denino Morandi, che dovrà prepararsi a un altro trasloco. Degli alunni dell'Istituto Superiore Enrico Fermi solennemente promettiamo il rispetto dei ruoli, dei compiti e delle finalità di questo istituto, a cui affidiamo i nostri ragazzi per una crescita fatta di pari opportunità. Solennemente promettiamo il rispetto delle persone e delle cose. Dichiariamo il nostro impegno continuo per crescere attraverso il sapere e la conoscenza. Solennemente promettiamo di impegnarci per la crescita dei nostri allievi all'insegna del sapere, dello studio e del rispetto reciproco. Una scuola che ormai non ne fa più segreto ha impostato sul rigore, sull'impegno nello studio e anche in altre attività di arricchimento la propria richiesta e anche nell'applicazione delle regole. In un primo momento poteva sembrare difficile percorrere questa strada, oggi le ragioni sono confermate da dalle molte iscrizioni che ci sono. Così il dirigente scolastico Massimo Di Paolo, annunciando che una rappresentanza dell'istituto prenderà parte dal 16 al 18 settembre alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Isola d'Elba, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Soddisfazione è stata espressa per i buoni risultati sul fronte dell'alternanza scuola-lavoro, che ha dato la possibilità a 5 neodiplomati di entrare nella Marelli, ma sotto la lente di ingrandimento è finito anche il boom di iscrizioni che premiano il liceo Fermi e l'ITI di Prato alla Peligna, che quest'anno ha raggiunto la soglia di 480 iscritti. Una condizione territoriale di povertà e di grande difficoltà di introduzione nel mondo del lavoro, questo aspetto ha un peso significativo. L'ITIS in 2 anni e mezzo di lavoro ha raggiunto i 485 iscritti e quasi il 90% sono di Sulmona. Il primo giorno di scuola è stato quindi caratterizzato da cerimonie, buoni auspici, ma anche preoccupazioni, soprattutto per i MUSP dell'ex caserma Cesare Battisti, che non potranno più essere utilizzati dal 23 ottobre, ma sono in corso le verifiche sull'ex liceo scientifico e l'ex convento di Santa Caterina. I genitori chiedono più serenità, mentre altrove non è mancata emozione e fibrillazione che hanno dato vita anche al fuori programma che si è verificato nei pressi dell'Istituto Dottrina Cristiana, quando una nonna sulmonese, mentre accompagnava il nipote a scuola, è stata colta da un malore. Sul posto si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118.